Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del Presidente della Camera di Commercio, Tommaso De Simone. Buonasera, buonasera. Presidente, come sta? Tutto bene, dottoressa. Innanzitutto buonasera. Auguri, augurissimi, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, non si tratta di onomastico compleanno, ma il Presidente è stato rieletto per la terza volta e quindi è un nuovo mandato, quindi le facciamo tantissimi auguri per Grazie. Il nuovo incarico. Grazie, è stata una bella esperienza che rispetto anche alle altre volte, la modalità che mi hanno voluto riservare i nuovi consiglieri della Camera di Commercio che si insediavano l'11 di marzo è stata quella dell'acclamazione che storicamente la si è commosso. È molto, molto perché è stato un gesto su proposta di uno dei consiglieri, il consigliere Traettino, che mi ha proposto e quindi c'è stata questa modalità diversa di elezione del presidente che mai si è registrata un trionfo è stato, in Camera diciamo di Commercio e che evidentemente è rivolta a me come persona ma anche al ruolo che ha svolto l'amministrazione nel corso dell'ultimo periodo la Camera di Commercio, che innanzitutto si è difesa, ecco, diciamo così, rispetto a una norma che nel 2014-2015 imponeva gli accorpamenti e siamo riusciti a tenerla in piedi come realtà. L'ultima volta che ci tolsero la Camera fu nel 1927 e non fu un bel periodo, insomma, per le imprese del territorio, per la nostra realtà economica. Poi quando l'hanno ricostituita rischiavamo anche stavolta di arrivare a quando non fecero un barbari, ecco, si potrebbe dire così. Però siamo riusciti a difenderla. Siamo riusciti, nonostante questa legge di riordino e di riforma delle Camere di Commercio, a essere una delle 60 Camere in Italia e a continuare a svolgere delle attività per il mondo delle imprese casertane. E probabilmente quindi i meriti vanno a una squadra che ha amministrato in questo periodo e con la mia persona. Ma soprattutto alla guida. Signor Presidente, io stavo pensando, abbiamo fatto, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, c'è stata una bellissima manifestazione, tutti erano commossi prima, ecco, perché lui andava via e ci siamo commossi, ci siamo amareggiati. Lui ha fatto una bellissima riunione alla Camera di Commercio con tante autorità, presidente tribunale, presidente procuratore capo di Santa Maria, di Napoli Nord, il prefetto, autorità, carabinieri, polizie, guardie finali, tutti per lui che le avevano testimoniato affetto. Ognuno aveva fatto un piccolo pensiero, un piccolo discorso, lui ha ricambiato con una bellissima targa, si ricorda, e tutti ci siamo commossi ad amare perché questo periodo finiva e invece non è finito e quindi la prossima volta, quindi tra 5 anni, non la facciamo più perché tanto andremo sicuramente per... Vediamo fra 5 anni, diciamo, è un periodo abbastanza lungo. Già la mia esperienza in Camera è abbastanza lunga rispetto... Vuol dire che lo merita, diciamo, alle altre esperienze. Ma quella è stata una bellissima cerimonia. Peraltro era la festa delle imprese, il premio Fedeltà al Lavoro che le Camere di Commercio celebrano normalmente. Abbiamo voluto riprenderlo dopo questo periodo buio del 2014 che ha riguardato la riforma e naturalmente oltre al premio consegnato alle imprese che da almeno 30 anni svolgevano la loro attività sul nostro territorio e quindi davano una mano a questo nostro progresso economico, il mondo delle imprese, quindi la giunta, i rappresentanti di questo mondo hanno voluto anche premiare coloro i quali quotidianamente mettono il loro impegno per far sì che le regole del gioco siano chiare per e trasparenti squadra. E applicate. Comunque e quindi una bellissima manifestazione perché io ho proprio constatato come le persone la stimano, le vogliono bene e lo testimoniavano in quella circostanza, insomma, è stato bello così. Allora, il presidente De Luca, che le vuole bene, è molto affezionato e la stima moltissimo, ha firmato il suo terzo mandato e ha detto la nomina di De Simone è la dimostrazione di compattezza, perché lui dice che è merce rara nella politica, ecco, dove valori e rispetto, diciamo la verità, scappano un po'. Ecco, lui ha parlato delle criticità della Campania, un po' in generale, anche quelle di Casertano,
Caserta e ha detto a Caserta bisogna partire, la prima cosa importante è il policlinico. Dice che state parlando con l'ANAC per evitare procedure, altre procedure di gare e quindi riaprire questi cantieri, è così? Allora, ovviamente la testimonianza del presidente De Luca, che ha onorato il territorio casertano con la sua presenza, perché la legge prevede che il presidente della giunta regionale può insediare il consiglio della Camera, non era mai successo, certo. Insomma, negli ultimi anni, lui ha voluto essere presente e a questa sua presenza il gruppo dirigente delle associazioni di categoria del territorio ha dato una dimostrazione di grande maturità. L'idea dell'unanimità, della compattezza, di come si sono svolte le elezioni del Presidente della Camera ha dimostrato che queste associazioni, da un momento di confronto legittimo che c'è stato poco prima di chiudere le procedure di rinnovo, poi ha trovato sintesi dal confronto, è arrivato il momento della proposta e una proposta unitaria. Lui ha apprezzato tantissimo questo momento, peraltro ricordando che questa modalità non è stata vera su altri territori, magari anche limitrofi rispetto a quelli casertani. Ci ha investito anche di alcuni compiti, dandoci delle indicazioni e ovviamente ha fatto delle considerazioni. Il policlinico è in capo al momento della nostra università, dell'Università Vanvitelli, con tutti i momenti che ha vissuto di difficoltà di partenza, e ovviamente era un appello anche al mondo dell'università per far sì che si realizzasse questo momento, che è evidente, segna dal nostro punto di vista anche una ripresa economica, perché l'insediamento del policlinico significa certamente un'assistenza migliore per la nostra popolazione, il nostro milione di abitanti della provincia e non solo della provincia di Caserta, ma anche posti di lavoro e anche impatto economico, così come succede con tutti i momenti che arrivano all'interno dei territori. Quindi anche lui ci ha chiesto di guardare anche a questo momento come un momento di ripartenza del territorio casertano. E che non è sbagliato, perché è vera la considerazione che l'insediamento del policlinico consentirebbe un ulteriore passo avanti della provincia di Caserta. Certamente, Presidente, con la riforma del 2016 i consiglieri sono diminuiti, mi pare da 33 a 25. E nel prossimo consiglio, non so se ci sia già fatto o no, ma ci saranno, pare, molte donne. Lei ha assicurato molta continuità nel rinnovamento, e continuità con lei significano i temi che lei ha sempre sostenuto: innovazione, ricerca dei mercati, internazionalizzazione, soprattutto la digitalizzazione oggi, l'orientamento al lavoro, alla formazione, valorizzazione del turismo, patrimonio culturale. Al centro sempre è la sua, possiamo dire, mania, perché è una bella mania, è la trasparenza. E lui, il Presidente, è un po' patito, molto patito della trasparenza, ed è magari fossero tutti così. La trasparenza, lo dice pure Cantone, è uno degli accorgimenti importanti, assieme alla prevenzione, per battere finalmente questa corruzione che non se ne può più, è pieno da nord a sud, da sud a nord. È così, ovviamente è stato il tema portante del mandato precedente ed è anche quello di questa amministrazione, ovviamente sviluppando e declinando poi momenti più vicini al mondo delle imprese, dall'innovazione e altro, ma la trasparenza all'interno di un ente pubblico economico come la Camera di Commercio, ma di un ente pubblico in generale, è un grande momento. Vivere il palazzo di vetro, non si può avere all'interno di un palazzo, di una pubblica amministrazione, momenti nascosti o poco chiari, deve essere tutto tracciato, trasparente, e in qualsiasi momento, insomma, qualunque cittadino deve poter guardare quell'ente, misurare l'efficacia e la capacità poi di essere presente sui temi che riguardano il territorio.
l'abbiamo posto al centro dell'azione della Camera di Commercio l'altra volta. Io sono contento perché è evidente, siamo passati da tempi un poco non troppo trasparenti, tutti gli enti pubblici, bui, a un momento di trasparenza. E questo è stato sempre il suo merito, dobbiamo dire la verità. Ma questo ha portato anche dei risultati, e poi in termini concreti. Noi siamo passati da qualche decina di imprese che partecipavano ai momenti di fiere, quindi a un momento di promozione all'estero dei loro prodotti o in Italia dei loro prodotti, a centinaia, forse migliaia di imprese che oggi utilizzano, qualche migliaio di imprese che utilizza la Camera di Commercio, ma questo è stato fondato su un aspetto di trasparenza, delle regole non complicatissime da seguire per quanto riguarda i bandi camerali, però trasparenti, ognuno può vedere, ognuno, siamo tra gli enti meno litigiosi che esiste oggi sul territorio provinciale. Certo. È difficile che per litigare con lei vuol dire che proprio... Oh, ma dico con l'ente, insomma, gli avvocati che ovviamente lavorano molto poco con Camera di Commercio, certo, perché siamo molto poco litigiosi, ma questo è dato, è un frutto anche questo della trasparenza. Da serenità. Io non nascondo, siamo stati tra i primi che in una logica proprio di trasparenza, in Italia adesso stava emergendo negli ultimi mesi l'aspetto della timbratura con l'impronta digitale, e noi l'abbiamo da almeno 3 anni e mezzo, 4 anni all'interno della Camera. Ma questo assicura una trasparenza anche nei rapporti tra i stessi colleghi di lavoro, coloro i quali collaborano con l'ente come dipendenti, come funzionari, come dirigenti, che naturalmente ci mettono la faccia, in questo caso il dito, nella tracciatura del loro ingresso e delle loro uscite. Quindi anche da questo abbiamo punto, visto tutti i furbetti. Abbiamo visto i furbetti, eccetera. Li abbiamo attraversati. Le dico, non è che è stato un passo o uno scontro col sindacato interno, è stata una condivisione, un modello che ci ha consentito di essere e di rappresentare più ancora più visibili e trasparenti anche nel rapporto tra di loro. Non c'è il giochino dei cartelli, non ci può essere perché è legato all'impronta digitale. Ne ho sentito parlare tanto come se fosse una grande rivoluzione del nostro paese. Io credo che sia un momento facile da affrontare, che non andrebbe neanche comunicato, va fatto e basta. Quindi, certamente. È vero. In una provincia del Mezzogiorno d'Italia, niente pubblico, ha adottato già da un po' di anni. Non farlo proprio e affidarsi più al senso di responsabilità. Magari non ci fossero stati tutti quei furbetti che poi hanno provocato questo provvedimento. Certamente, quello sarebbe a cui tendere, il massimo. Nel frattempo però ci organizziamo, appena avremo poi la maturità per affidare tutti quanti al senso di responsabilità delle persone, probabilmente non scomparirà anche la timbratura, perché il lavoro sarà misurato con altri parametri. Certamente. Presidente, racket e usura sono due reati fortemente radicati nel nostro territorio e vince sempre l'omertà. Ci sono imprenditori, negozianti che non denunciano ancora, o perlomeno le denunce sono pochissime. C'è stato qui il sottosegretario Gaetti, è stato alla Camera di Commercio, è stato in prefettura e ha detto sì, è vero, la prassi per accedere a questo fondo previsto per il comitato di assistenza per queste persone vessate, di aiuto, è un po' farraginoso, un po' lento, bisogna correre ai ripari e presto, dice, ci sarà una nuova norma, una nuova legge che consentirà un tutor innanzitutto per queste persone che sono vessate, un tutor che aiuterà, li accompagnerà in questo percorso, e ci sarà anche, mi pare, la sospensione dei pagamenti, mi pare, di mutui e tasse per chi viene, insomma, si riconosce che sono vessati da questo racket ed usura. Lei ha fatto sempre tantissimo, è stato antesignano pure in questo, se lo ricorda, tanti anni fa, ormai ci conosciamo da 11 anni, e il pulmino della legalità fu una sua invenzione. Io se mi permetto, lo consiglierei, perché sarebbe utile questo pulmino che gira per raccogliere denunce, per informare. È stata una best practice quella del camper della legalità. Nacque da
un'idea, da una felice intuizione che avemmo in una logica di collaborazione anche con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Ricordo il procuratore, con grande piacere, il procuratore Limbo, che all'epoca presiedeva la Procura, dove immaginammo che un fenomeno come l'usura, un fenomeno sommerso, difficile da affrontare, perché è evidente che spesso l'usuraio viene visto come benefattore, perché sta dando... Ti risolve al momento con un costo altissimo, però in quel momento ti sta risolvendo, se sei un imprenditore, la tua attività imprenditoriale, se sei un cittadino, il tuo momento di difficoltà, e quindi è difficile spingere e portare alla denuncia dell'usuraio, da parte dell'usurato. È una cosa complessa, perché quello lo vede vicino nel momento del bisogno. Poi quello che succede dopo lo sappiamo: procura a vendere, tutto il resto appresso, quindi la perdita spesso dell'impresa, dell'attività commerciale, se è un'attività commerciale, o dell'impresa in genere, se è un'impresa. E in un confronto in procura ci accorgemmo che su tutto il territorio c'erano pochissime denunce sul fenomeno dell'usura. Qualcuno in più sul racket, già c'era una presa di coscienza diversa rispetto al racket, all'estorsione, alla criminalità organizzata. Sull'usura ci accorgemmo di questo fenomeno e provammo a mettere in piedi questa campagna di sensibilizzazione con un numero, ovviamente la chiamata era anonima, la registravamo, proponevamo con degli esperti di accompagnare la denuncia, e ricordo ancora che la prima denuncia che fui stessa a accompagnare, insomma, questa persona che oggi continua a fare imprenditore, perché l'abbiamo seguita in procura a proporre denuncia nei confronti diciamo dell'usuraio, fu una grande gioia, perché fu il segnale in controtendenza rispetto a quel momento storico. Evidentemente il contesto si prestava, perché c'era la crisi economica che nasceva nel 2009 e che aveva una ripercussione incredibile sull'economia, era finanziaria nella nascita, si introduceva nell'economia reale in maniera fortissima negli anni successivi, 2010-2011, quindi una difficoltà grossa di accesso al credito a causa della crisi economica, una difficoltà di vendere per chi vendeva o per chi svolgeva un'altra attività imprenditoriale a essere presente sul mercato. Allora, questa difficoltà ci faceva presupporre che invece il fenomeno fosse più vasto rispetto a quello che apparì. E l'opera di sensibilizzazione fu una provocazione alla sensibilizzazione. Io ricordo che una delle telefonate al nostro numero verde fu di una persona che diceva: ma perché non ve ne andate? Noi stiamo facendo il bene di questa gente. No, era un usuraio che ci invitava con delle minacce, cosa che poi denunciai all'autorità giudiziaria, pure in quel caso ci minacciarono che dovevamo andare via perché loro facevano il bene delle persone. Oggi, con il ritorno, perché abbiamo avuto un momento nel quale sembrava la crisi si fosse un poco diciamo affievolita, invece ci rendiamo conto che non è così. Certo. I numeri dell'economia, del territorio, ci raccontano una gran voglia del mondo delle imprese a esistere, dei giovani a fare impresa, ma una grandissima difficoltà di accesso al credito. Certo. Le do due numeri di Banca d'Italia in maniera veloce. Il credito si basa su due principi fondamentali, che è quello della raccolta dei risparmi e dell'impiego dei risparmi all'interno del momento economico. Sui dati Banca d'Italia di giugno 2018, l'ultimo rapporto, leggeremo fra qualche mese il nuovo, in provincia di Caserta vengono raccolti 13 miliardi e 200 milioni di euro, ne vengono impiegati 9 miliardi e 400 milioni di euro, che è l'impiego, quindi un rapporto grosso modo 0,75 inferiore. Il rapporto in Italia è l'1,30, se si raccoglie 100 vengono impiegati 130 da parte del sistema delle imprese. Ovviamente il sistema bancario si maschera dietro a una rischiosità del territorio che, onestamente, visto il numero dei fallimenti, non c'è più. Magari forse metà degli anni 90 poteva essere così, in un passato era così. Non aiutano, oggi non c'è più. Le banche. Quindi l'accesso la maggior parte, il 50% dei 9 miliardi e mezzo sono credito al consumo, la macchina, la lavatrice, il televisore, il telefonino, eccetera, eccetera. Allora significa che c'è una grande difficoltà di accedere al credito. Sì. E un'impresa che ha difficoltà di accedere al credito diventa sofferente. E quindi si crea il momento del bisogno, deve ricorrere a qualcuno che gli presti i soldi. Allora è evidente che il fenomeno è molto più diffuso rispetto a quello che conosciamo.
Ed è evidente che la politica dovrebbe, deve giocare un ruolo se vogliamo rilanciare il nostro paese. E le banche devono aprire un po' i rubinetti. Le banche devono aprire i rubinetti, ma le banche devono in qualche maniera seguire anche i momenti economici. Caserta ha un'economia molto veloce, molto in gamba, c'è un sistema economico veloce, lo reggiamo tutti i giorni, lo reggiamo con le start-up innovative, vediamo i giovani che ce la mettono tutta per diventare imprese, ma anche, anche la politica deve giocare un ruolo, deve giocare un ruolo che è fondamentale, perché non abbiamo bisogno dell'assistenzialismo come magari negli anni passati, ma abbiamo bisogno di regole certe. Non possiamo essere concorrenti con il resto del paese e svantaggiati rispetto a imprenditori all'interno dello stesso paese, non dico dell'Unione Europea, ma all'interno della stessa nazione. Non possiamo essere svantaggiati rispetto agli altri. Lei aveva risolto con il pulmino, anche il prefetto si è interessato, il prefetto Ruberto, che è bravissimo, dobbiamo dire la verità, se ci guarda lo salutiamo con affetto, e aveva fatto un triangolare in primavera, un triangolare di calcio, ha invitato tutti i prefetti d'Italia, prefetti, viceprefetti, c'erano associazioni di categoria, associazioni di comuni a Carinaro, avevano fatto un coso, avevano sottoscritto, formato un bel vade mecum, insomma si è dato da fare, perché sono due reati che vanno debellati proprio, non se ne può più. E di usura si è parlato anche a Roma, alla LUIS, ad un convegno, le infiltrazioni criminali nell'economia agricola. Ecco, si ricorda sempre il procuratore Lembo, 10 anni fa, 11 anni fa, bisogna stare attenti all'infiltrazione della criminalità nell'economia agricola. Confagricoltura dice che ci sono 25.000 aziende agricole chiuse per usura o debiti, 150.000 agricoltori vittime di reati, dal caporalato al racket. La criminalità che si insedia, insomma, si insinua in tutta la filiera, e provocando naturalmente danni alla competitività, alla qualità. Si insinua in questo modo, con racket, l'usura, il caporalato, il furto di bestiame, il danneggiamento alle colture, e soprattutto con la contraffazione, olio, vino, parmigiano, e questo lede tantissimo l'economia. Guardi, io leggo i numeri, qualche giorno fa è stato presentato il rapporto curato dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura, anche di Coldiretti, e in quell'occasione è emerso che il fenomeno dell'Italian Sounding, quello della contraffazione dei nostri prodotti, è il business più importante del mondo. Eurispes racconta che valga 90 miliardi di euro questo fenomeno, 90 miliardi di euro, ricordo a me stesso, sono diverse manovre economiche all'interno del nostro paese, significa che se riusciamo a recuperare un terzo del fatturato che arriva invece per l'Italian Sounding di prodotti contraffatti, abbiamo portato all'interno del nostro paese 30 miliardi di euro nel mondo delle imprese, e quindi una maggiore ricchezza nel mondo del nostro paese in generale, ecco, perché l'agricoltura è uno dei settori. È evidente che quello della criminalità, della contraffazione è un tema importantissimo, della criminalità in agricoltura certamente, ma della criminalità economica, che probabilmente ha preso nell'ultimo periodo anche il posto di quella criminalità organizzata, che è più sicuro evidentemente commettere un reato economico, più sicuro in termini di pena, perché non si ha certamente l'arresto, che non commettere un reato da criminalità organizzata, per le conseguenze che si hanno. E quindi c'è una criminalità economica che è diventata importante, con l'utilizzo di strumenti che evidentemente sono strumenti dalle fiduciarie ai trust, ad altri strumenti, diciamo più o meno ecco, contemplati. Il trust non è contemplato nel nostro ordinamento, l'abbiamo mutuato dal diritto anglosassone, che insomma, senza disprezzare nessuno, insomma, non è un diritto scritto come il nostro, che ha radici, diciamo, un poco più profonde nel passato, e più concrete, se vogliamo, però l'abbiamo portato all'interno della nostra legislazione e oggi viene utilizzato in maniera abbastanza impropria per proteggere beni rispetto a non so quale assalto, eccetera. E quindi credo che la criminalità economica sia
più difficile da sconfiggere della stessa criminalità organizzata e sia quella che crei maggiori danni. A fianco alla criminalità economica o nella criminalità economica c'è tutta la vicenda della contraffazione che riguarda l'agroalimentare in primis, dalle mozzarelle di bufala, tocca direttamente i cittadini. Comprare uno dei prodotti che ha un costo incredibile, perché l'olio di oliva è il liquido col costo più alto, perché costa più della benzina un litro di olio di oliva, e corre il rischio che all'interno di quella bottiglia che noi stiamo comprando non ci sia olio di oliva, ma ci sia un olio lampante, poi magari raffinato utilizzando idrocarburi, così come si suole fare nella contraffazione, quindi a un costo bassissimo, e che può essere addirittura dannoso per la salute. È evidente che oltre al danno economico abbiamo anche un danno dal punto di vista della sicurezza alimentare. Spesso leggiamo e conosciamo anche i rischi che arrivano da alcuni prodotti come le nocciole, stanno partite di nocciole, e lo dico senza timore di essere smentito, le nocciole turche che hanno un carico di aflatossine che sono certamente fanno male, perché creano allergie, e molto probabilmente anche cancerogene, e che non scompaiono con nessun tipo di lavorazione, quindi non c'è né cottura né altro che le fa togliere dal prodotto, e che possono diventare un danno incredibile, ledere, quindi proprio in termini di sicurezza. E vale per il grano che importiamo anche dal Nord America, dal Canada, che ha la presenza di aflatossine. Allora credo che questi fenomeni possono essere sono allarmanti, però possono essere anche arginati con delle regole chiare, le regole I che NAS riguardano fanno tantissimi, i NAS svolgono un lavoro. Ci deve essere un obbligo dell'etichettatura. Io voglio sapere semplicemente se la pasta che sto mangiando è fatta col grano prodotto in Italia o con grano prodotto in un altro paese del mondo, dove c'è il rischio. Diciamo, la tracciatura dei prodotti, che oggi con gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo avere certezza dell'origine di quel prodotto, è evidente che si riduce il rischio per quanto riguarda la sicurezza alimentare, ma si riduce anche il fenomeno della contraffazione e del business, soprattutto del business, che le casse contraffazione, no? E quindi è un primo momento, è evidente, questo è sull'agroalimentare, può riguardare anche altri settori come il tessile, abbigliamento e calzaturiero. Noi sappiamo che il nostro territorio, rispetto a questo cosiddetto TAC, no? Nel linguaggio degli economisti, ci colloca come 44esima provincia in Italia nel 2018 per export di questi su prodotti. Su tre province mi pare, 44esimo. 44esimo in Italia, cioè che è un momento interessante, perché abbiamo, lo dico, un polo importantissimo, il calzaturiero nella zona dell'Aversano, che insieme al maceratese è uno dei poli italiani di prodotti di gran qualità, perché Made in Italy tira tantissimo nel mondo. E lei ha detto che sosterrà i commercianti che vogliono entrare, diciamo, nell'impresa, nel mondo delle imprese, con il proprio marchio. Spesso viviamo la difficoltà, l'abbiamo visto uno dei prodotti più nobili del nostro territorio, sulla seta, dove viviamo l'attività su commessa. Noi produciamo della seta di grandissimo livello, produciamo calzature di grandissimo livello, però le produciamo su commessa di un altro nome. Allora dobbiamo accompagnare invece i nostri a realizzare un proprio marchio. L'abbiamo fatto sulla seta, creando il marchio San Leucio Silk, dove hanno aderito tutti i produttori di seta. Gli ultimi 5-6 serici in provincia hanno aderito al nostro marchio, il 90% possiamo raccontare con orgoglio. È un modello che può essere esteso anche a altri settori importanti, dove il valore aggiunto è il momento di premialità. E l'abbiamo fatto come esperienza, oggi abbiamo la conoscenza per poterlo portare all'interno anche di altri settori. Certamente. Presidente, facciamo un po' di chiarezza con lei sul reddito di cittadinanza, che giova pure, pare si dice, alle imprese. Allora, il reddito di cittadinanza, l'abbiamo detto tante volte, è un istituto mutuato dai paesi
diciamo, più ricchi certamente dell'Italia, come la Germania, è un istituto di alta socialità, perché poi diciamo, si tende a diciamo, evitare la povertà, il cittadino viene ad avere almeno quel minimo di reddito per la sopravvivenza. Il governo ne parla benissimo, è la panacea di tutto, si risolve tutta l'economia in generale, molti invece nutrono dei dubbi. Io vorrei sapere il suo parere. Molti dicono che favorirà il lavoro nero, la disoccupazione volontaria, alcuni sindacati parlano addirittura di lotta tra poveri. Lei come la vede la situazione? È una scelta evidentemente che arriva dal mondo della politica, ritenendo che l'istituzione all'interno del nostro paese di un ammortizzatore sociale, diciamoci sì, la verità, che assume questa pensione di cittadinanza o reddito di cittadinanza, sia uno strumento per far aumentare i consumi, ma anche per venire incontro, insomma, delle esigenze che sono esigenze vere di chi non riesce evidentemente ad andare avanti. È una scelta politica forte, una scelta politica importante, perché avrà un peso economico non indifferente sulle casse dello Stato. L'impresa ha per delle vantaggi. Per quanto riguarda, ecco, noi come sistema delle imprese abbiamo avuto la possibilità anche di raccontare la nostra nel corso dell'audizione in Parlamento sul reddito di cittadinanza. Noi immaginiamo, così come è fatto, è strutturato per, evidentemente per i cittadini, abbiamo provato a dare diciamo, dei suggerimenti per affrontare i famosi passaggi sul lavoro, perché la stragrande maggioranza del lavoro privato oggi non avviene attraverso il momento dell'ex collocamento dei centri per l'impiego, come si chiama adesso, ma arriva da una o proposizione diretta della persona che manda il curriculum, oppure è un sistema per conoscenza, dice ti presento una persona che è in grado di svolgere questo lavoro. Ovviamente in questo caso non verrebbe registrato il diniego da nessuna parte, quindi si creano dei percorsi non virtuosi. Allora su questo, che è una parte diciamo marginale e non incide sulla scelta politica, poi ovviamente la valutazione non spetta a noi sul modello o sul metodo messo in piedi, ma dando questo piccolo suggerimento di legare e potenziare quelli che sono i centri per l'impiego, cercando di renderli più concreti e più vicini al mondo delle imprese, che oggi sappiamo tutti quanti che il sistema del collocamento all'interno delle imprese private certamente non avviene attraverso i centri per l'impiego, e quindi è un metodo che potrebbe essere incentivato, andrebbe gestito diversamente. Nel corso dell'audizione, l'impresa ha vantaggio, dice che ha vantaggio, non so se l'impresa, nell'assumere un disoccupato beneficiario del reddito di cittadinanza. Già esisteva prima il, diciamo, un vantaggio fiscale nell'assumerlo, con una modalità diversa continua a esistere questo piccolo o questo vantaggio. Il problema è trovare uno che rispetto a un reddito di cittadinanza che dovrebbe aggirarsi sui circa 800 euro, magari rispetto a dei momenti che riguardano, che so, l'apprendistato, dove è un costo inferiore, credo che sarà difficile convincere una persona a venire a lavorare per meno degli 800 euro, specialmente su alcuni lavori diciamo più marginale, ecco, li definisco più semplici, così, più, diciamo, semplici, più semplici. Certo, è certo, questa è la difficoltà. Potrebbe essere una difficoltà. E mi auguro che, insomma, chi ha pensato a questo strumento è un economista, l'ha suggerito al governo, ma credo che e speriamo che dia i frutti. Che ma non ci staremo sia caos, a vedere, insomma. Soprattutto. Presidente, si dice che la crescita rallenti, il rischio recessione aumenti, si parla di crescita sotto l'1% per i prossimi 5 anni. Il Fondo Monetario Internazionale ha dato giudizio negativo all'Italia. L'Istat dice industria va KO, crolla il fatturato, frena pure l'export, che noi ci fondavamo, si fondava la famosa ripresina degli ultimi 4 anni. C'è stata una revisione del PIL a ribasso nell'ultimo periodo, gli indicatori evidentemente ci stanno consegnando uno scenario del nostro paese in un evidente stato di recessione, perché rivedere il PIL a ribasso al di sotto dell'1% significa che non si accresce.
Perché ovviamente, ma pure l'1,5% non è che cambiava la differenza, noi dobbiamo guardare a una ripresa nel momento in cui veramente certo. abbiamo un PIL che sta crescendo ma con cifre diverse. Certo. No, 1,208 non, ha, non modifica. Non modifica la sostanza. Certo spaventa, l'export è la ricchezza vera del nostro paese, se arriva un blocco dell'export, e noi già l'abbiamo registrato purtroppo anche sul nostro territorio, una piccola flessione dell'export nel corso dell'anno appena trascorso, è evidente che il paese produce una minore ricchezza. E quindi ci saranno ulteriori problemi, perché quindi entrano, magari c'è un sbilancio della cosiddetta bilancia commerciale, perché importiamo più rispetto a quello che esportiamo, quindi altri sacrifici da fare. Rispetto a questo devo dire una cosa, e la registro insomma, perché l'abbiamo registrata in maniera puntuale nei primi 9 mesi del 2018 direttamente sul territorio casertano. Noi abbiamo visto che c'è un grande dinamismo, l'ho detto pure poco all'inizio della nostra conversazione, un grande dinamismo del mondo delle imprese. C'è un sistema di imprese che sta crescendo, nascono più imprese rispetto a quelle che cessano sul territorio casertano. Anche in Italia è la stessa tendenza, da noi è un poco più forte questa tendenza. Sono imprese di giovani e sono imprese strutturate, non sono semplici ditte individuali, magari che vengono costituite come leva contro la disoccupazione. Sono società di capitali le imprese che nascono, e tantissime volte coniugano all'interno del proprio avviamento anche l'impresa innovativa. Noi abbiamo registrato nell'ultimo anno un'iscrizione all'interno della Camera di Commercio di Caserta di 150 imprese di start-up innovative, così come le classifica la norma. Significa che quando costituiamo un'impresa che ha le caratteristiche dell'innovazione nel prodotto o nel processo, è un'impresa che è in grado di reggere il confronto sul mercato. Quando è fatta da un giovane, evidentemente, o da più giovani come società di capitale, significa che si sta guardando avanti all'economia rispetto all'economia di questo territorio. E questo è un dato che va sottolineato, quindi una gran voglia, una gran volontà di questo fare. Mondo di fare e di metterci anche l'ingegno del fare, l'ingegno. Perché lei è, diciamo, fa molto, però è anche ottimista, dobbiamo dire, perché dice la voglia di fare. Io nel mio piccolo però vedo per esempio molti negozi che chiudono, e poi tu vai, mi dicono, mi raccontano, dici io vado in un negozio, compro, il giorno dopo magari voglio andare a cambiare una cosa che non va bene e trovo tutto chiuso, tutto sbaraccato, è una pena. Questo sta capitando in molti negozi di Caserta che ci riguardano, soprattutto nel Corso Trieste, e diciamo... Purtroppo. Là diciamo, insistono anche altre problematiche, il traffico, la ZTL, diciamo, non ci sono parcheggi, quelli che ci sono molto cari, una famiglia che sta per nascere o è nata da poco con bimbi piccoli, vuol trovare, avere tempo di trovare il risparmio, il negozio. Abbiamo anche il Campania troppo vicino. Quindi, l'outlet, che è l'altro elemento, la Reggio, oltre lo vede. A Campania. Beh, credo che gli elementi che evidentemente hanno portato e portano a un turnover impressionante, specialmente dei negozi d'abbigliamento all'interno della città di Caserta, che è sempre stata caratterizzata da una massiccia presenza di questo tipo di attività commerciali, siano diversi, non è solo, li ha accettati elencandoli benissimo, probabilmente le cause non sono solo nella ZTL, sono molteplici, sono anche all'interno dovute a un sistema economico che sta cambiando. Certo. Noi abbiamo citato evidentemente la presenza del centro Campania, che è un importante momento economico tra Napoli e Caserta, e che è un grande attrattore, l'outlet, che è un altro grande attrattore, che si arriva fino anche dalla Puglia per trovare la concentrazione di negozi, quindi favorisce il consumo, ma c'è anche la nuova modalità del commercio.
che non va dimenticata, che è il commercio online, che sta mettendo le radici all'interno della nostra economia. Io la invito a guardare i corrieri che arrivano a Caserta all'interno di una giornata. Ma questi solamente sono per la le strade fine principali. Per i negozianti. Siamo ovviamente nell'era di internet, nell'era dei social, nell'era del commercio online. Ha bisogno della nostra pubblicità. Acquistare un prodotto oggi su Amazon è una cosa facilissima, è convenientissima. È una cosa squallida proprio. È bello fare una spesa, andare in un negozio, creare un rapporto di fiducia. Ma è probabile che il commercio online, che ha prezzi di grande convenienza, e dove spesso il sistema, dicevamo prima, della contraffazione non è estraneo, perché è evidente che è un sistema che non ha nessun tipo di controllo nessun tipo di controllo, può svolgere la propria attività di economia sommersa. Se lei ci fa caso, tutto passa per la rete: il terrorismo, la contraffazione, la criminalità, la droga, il traffico di armi, tutto passa. Immagini se hanno paura a mettere un paio di scarpe contraffatte su un commercio online, quindi è il minimo. E credo che questo momento che viviamo, storico, sia anche caratterizzato quindi da questi negozi cosiddetti virtuali, online, che hanno dei costi bassissimi, che poi hanno le loro contraddizioni personali. E cosa si può fare per far rivivere c'è bisogno delle regole. Non è possibile immaginare che all'interno di un'economia come la nostra, di un mercato come il nostro, continuino ad arrivare prodotti che possono essere finanche dannosi. C'è anche un commercio di prodotti, di farmaci online, cosmetica, di tutto, dove il controllo è totalmente assente. Quindi possiamo introdurre all'interno del nostro mercato qualsiasi tipo di prodotto che sia contraffatto, dannoso, senza alcuna regola. È probabile che lo sforzo di questo tempo storico sia quello di regolamentare questi momenti di ingresso nel nostro mondo, che spesso il risparmio, ed è evidente che in un momento di crisi c'è la ricerca del risparmio, e se il risparmio arriva dal commercio online, chi non ha le possibilità economiche ricorre al commercio online, al contraffatto, perché allora bisogna introdurre un momento di regole e guardare con attenzione perché la rete è uno strumento attraverso il quale passa il bene e passa il male. Certamente può passare. Presidente, mi dica come si può fare ad aprire un cinema a Caserta? Com'è possibile che una città come Caserta, che è stata una città importantissima, oggi vive delle difficoltà? Come si può fare a non avere un cinema? Me lo spiega? È un aspetto, insomma, non positivo del nostro territorio. No, l'unico cinema che c'è è al Duel, la zona è disagiata, è buia, c'è da aver paura. Cioè abbiamo un cinema bellissimo, non si riesce ad aprire, come mai? E questo non glielo so dire, non sono in grado di rispondere. Ho trovato una cosa su cui non sa rispondere. A me farebbe piacere, sono un grande appassionato, mi fa piacere tantissimo andare a cinema. Non ho molto tempo, a dire la verità, perché io mo le confesso una cosa, tanto in questa nostra conversazione, io di mestiere dovrei fare l'agricoltore, il contadino, ma lo faccio molto male il mio mestiere. Ah, lo fa male? Che dedico tantissimo del mio tempo. E quando c'ha anche tempo? A questo impegno che ho assunto, e spesso lo sottraggo anche a una cosa che piace molto andare a cinema. Io non sapevo che c'è una sola sala a Caserta. No, c'è una sala bellissima, però è sempre chiusa, ha aperto un po' e poi è chiusa, è inammissibile. Concludiamo dicendo il cinema è uno strumento di cultura. Adesso il cinema sul quale si dibatte molto, del quale si parla tanto, è quella paranza dei bambini. È tutto un fattore culturale, sociale. Guarda, sono stato testimone pure, perché ogni tanto provo a dare una mano, anche se in termini di affetto più che altro, con la nostra università, che realizza all'interno della Reggia dei momenti, 4-5 incontri l'anno di cultura con protagonisti del mondo della cinematografia.
quando posso ci vado, stato ospite, insomma, nostri conterranei, Martone, grandi registi italiani, li ho ascoltati e devo dire una cosa, la cosa che mi ha meravigliato è che la Cappella Palatina, quando l'università organizza questi incontri, sono 4-5 appuntamenti che si fanno nel corso dell'anno, è sempre piena di giovani, sì. Piena di giovani. Fa un freddo cane, Io ho assistito alla presentazione del libro Corruzione e Anticorruzione di Cantone. Faceva un freddo che è una cosa pazzesca. Solo questo è il lato negativo, però è bellissima l'ambiente. La Reggia probabilmente si gode di più in primavera. Ecco, così. Allora, lei ha sempre organizzato convegni bellissimi, importantissimi. Uno di questi ci fu l'anno scorso, proprio sulle banche, perché era andato in fallimento tante banche, ma anche importanti. Segno che la Banca d'Italia non aveva controllato come avrebbe dovuto. E si è parlato di equilibrio e soprattutto come difendere i risparmiatori. Se lo ricordo questo convegno bellissimo. Come? Ovviamente era un momento di riflessione sulla difesa del risparmio, che ritengo il nostro paese si fonda, la nostra economia si fonda sul risparmio delle persone. Ho detto, in un territorio come Caserta nessuno avrebbe mai scommesso che la raccolta, quindi il risparmio dei cittadini, del milione dei cittadini casertani, si attestasse sui 13 miliardi e 200 milioni di euro, che è una cifra di tutto rispetto, a dire la verità. Perché l'intero sistema paese si fonda sul risparmio. Noi siamo un popolo che ha proprio la tradizione, la cultura, ecco, di essere risparmiatori. E a questo, insomma, c'è bisogno di uno sguardo particolare, di un'attenzione. Non si può imbrogliare il cittadino risparmiatore, perché è una parte importante della nostra economia, è una parte da valorizzare, perché quei risparmi dei cittadini vengono reimpiegati all'interno del sistema economico. E sono sudati al giorno d'oggi. E sono sudati, vengono reimpiegati all'interno del sistema economico, fanno vivere un sistema economico, lo fanno vivere meglio naturalmente, e c'è bisogno, ne abbiamo ragionato allora in Camera di Commercio, è un ragionamento che proviamo ad approfondire pure nel prossimo futuro, coinvolgendo anche il sistema delle banche, perché sono protagonisti di questo territorio sulla vicenda della raccolta, provando a dare una mano anche su questo. È evidente che in questo momento uno dei temi interessanti, l'abbiamo sviluppato qualche giorno fa, il 21 di febbraio in Camera di Commercio, è quello dei social, della comunicazione digitale. Abbiamo provato a farlo guardando a un mondo dei social professionali, avevamo ospite il responsabile per le pubbliche relazioni, per le relazioni con la pubblica amministrazione di LinkedIn. LinkedIn è un colosso, una multinazionale americana. Nel 2017 è stata acquistata da Microsoft per 30 miliardi di euro, che è una manovra economica, quindi ha un valore incredibile, che in Italia, anche se è più piccolino, molto meno diffuso, perché è cosiddetto professionale, si rivolge più alle imprese, al mondo dei professionisti, e ha comunque 12 milioni di iscritti, quindi un momento importante. È un momento che può dare anche degli spunti interessanti rispetto agli altri social, non in termini di comparazione, che ovviamente hanno una diffusione ancora più capillare, molto più popolare, essendo rivolto a un mondo di professionisti e di imprese, diciamo, è più selezionato, dove, diciamo, i profili falsi, ecco, in questi tempi, sono minori, non è che non esistono rispetto agli altri, perché esiste una sorta di controllo della società, ed è un sistema che crea collegamento, un social. E abbiamo provato a comunicare questi momenti, che sono opportunità, al mondo delle nostre imprese. Abbiamo detto prima, il commercio online è una verità, è un momento forte in questo momento. È un momento perché forte. Abbrevia le distanze, veloce. Ripeto, Amazon è in grado di far arrivare un libro, quando ordino il libro in una giornata, da non so dove parte, mi arriva col corriere in una giornata, e quindi è velocissimo. Ovviamente possono rimanere deluso, perché se compro le scarpe probabilmente non mandranno, non posso lamentarmi. Comunque il digitale aiuta l'impresa, è necessario conoscerlo però questo mondo, è necessario conoscerlo.
Bisogna conoscere. Allora, io la ringrazio. Prima di salutarla, le voglio raccomandare, lei che ama la natura, le palme che soffrono. Caserta dice, pare che siano affette da quel punteruolo rosso. Ci sono le universiadi, dice che c'entra le universiadi con le palme. E dobbiamo fare una bella figura, un buon biglietto da visita. Le universiadi ci saranno a luglio. E c'è tutta la strada, quella che porta allo stadio, che è piena di piante non curate. Il Punteruolo ha distrutto tantissimi alberi, perché è stata, come spesso sta succedendo in questo mondo globale, che arrivi dall'esterno del nostro ecosistema qualche insetto, allora sulle palme è arrivato il Punteruolo. Si era trovato però un sistema per difendere le palme e bisogna continuare le cure. È successo sulla castanicoltura, dove il cinibide galligeno del castagno ha distrutto in maniera importante il patrimonio castanicolo dell'Alto Casertano, la zona di Rocca Monfine, ed era un insetto che ci è arrivato graziosamente dal sud-est asiatico, così come ovviamente altre patologie. Sono i rischi di questo mondo globalizzato, di questa velocità. È evidente che il mondo della conoscenza, sul caso del Punteruolo, si era messa a punto una cura, o meglio una prevenzione, che fatta in maniera costante contribuisce a conservare questo patrimonio. Io mi auguro che quel patrimonio, perché quel bel viale, insomma, è bellissimo, è molto bello, non i marciapiedi vengano... dove ci sono le radici che hanno divelto la forza della natura, proprio hanno rotto i marciapiedi. Bisognerebbe provvedere, si conservino, ecco, queste questi elementi. C'è la cura comunque. In termini di prevenzione rispetto all'attacco del Punteruolo. Degli accorgimenti degli soliti, accorgimenti, come si degli dice. Accorgimenti. Degli accorgimenti. Questo era da agricoltore, quindi lei ha detto che è competente. Non so se so come lo faccio male. Io però... la ricordo sempre, in un'altra intervista, che io l'ho intervistata io tanti anni fa, una delle prime sue interviste, è vero che me l'ha concessa? Sì. Vero? Ricordo sempre le sue parole: bisogna mangiare la verdura di stagione, mai le cose come, perché sono di serra, saranno di tutto rispetto, però lo ricordo sempre questo suggerimento. Sempre di stagione, ecco, andare alla ricerca di verdura o di frutta fuori stagione, diciamo, il rischio che corriamo è che non sia prodotta da noi, che non presenti quella sicurezza che hanno comunque i prodotti italiani, che i prodotti italiani sono sicuri sia dal punto di vista di tracciabilità che di sicurezza alimentare, che non usiamo schifezze o anticrittogrammici, così come si usano in altre parti del mondo dove non c'è controllo. E quindi mangiare il prodotto di stagione significa dare una mano alla nostra impresa, al nostro territorio e a noi stessi, perché ovviamente mangiamo in maniera più sicura. Certo. Presidente, io la ringrazio per l'onore e il piacere che mi ha dato. Grazie. Che ha dato a tutti noi, e la ringrazio, mi auguro di riceverla presto, perché per me è sempre un piacere conversare con lei. Con grande piacere, grazie, arrivederci e buona serata a tutti. Auguri, auguri. Grazie. Arrivederci anche a voi.